Sei un commercialista, un professionista o uno studio? Attiva Supervisore 360 di Aruba, il servizio gratuito pensato per gestire da un unico pannello le caselle PEC Pro e Premium e il servizio di fatturazione elettronica dei tuoi clienti, garantendo un supporto di qualità. Ok, vediamo come gestire le deleghe di fatturazione elettronica. Scegli Deleghe sotto fatturazione elettronica e richiedi la delega al tuo cliente per usare il suo servizio. Digita la sua partita IVA o il suo codice fiscale e prosegui. Scegli quali permessi chiedergli. Guardiamoli insieme. Te li mostro in dettaglio. Potrai richiedergli i permessi web. Quello di lettura è sempre abilitato e ti permette di visualizzare i documenti presenti all'interno del pannello del cliente. Non potrai però fare nessuna operazione di creazione, import o modifica dati, ad esempio fatture anagrafiche, o di invio fatture che saranno disabilitate. Creazione e modifica. Potrai creare le fatture, ma non inviarle. Gestire e modificare le anagrafiche, le bozze, ma le operazioni su fatture inviate e ricevute saranno limitate. Invio fatture. Se il cliente ti concede questo permesso, potrai creare e inviare fatture per suo conto. Gestione e configurazioni. Puoi chiedere di gestire i dati del cedente, prestatore, del responsabile della conservazione o di impostare il regime fiscale e configurare i sezionali. Se il tuo cliente ha attivi i moduli incassi e pagamenti, documenti e ordini elettronici, puoi chiedergli di gestire in delega anche questi. Potrai richiedere i permessi di lettura e creazione modifica. Accetta la clausola contrattuale e invia la richiesta. Quando il cliente avrà accettato la tua richiesta di delega, sarai delegato e potrai accedere al suo pannello e compiere le operazioni che desideri in base ai permessi che ti hanno concesso. Scegli Torna al supervisore per tornare al pannello Supervisore 360. Se il tuo cliente non ha fatturazione elettronica, invitalo ad acquistarlo. Solo così potrai gestire in delega il suo pannello. Nella richiesta di delega, scegli Non ha fatturazione elettronica e digita la sua email. Gli invieremo una comunicazione con le informazioni utili sul servizio. Se hai ricevuto tu una richiesta di delega di un cliente, vedi un messaggio in home page. Clicca su Gestisci. Puoi visionare i permessi che ti ha concesso e accettare o rifiutare la delega. Ma ricorda, non puoi modificare i permessi che hai ricevuto. Se vuoi farlo, dovrai modificarli dopo che hai già accettato la delega. Individua la delega che vuoi modificare, seleziona i tre puntini qui a destra e clicca su Modifica. Se riduci i permessi che ti ha concesso il cliente, la modifica è subito attiva e Aruba invierà immediatamente una comunicazione al cliente. Se chiedi permessi aggiuntivi, al cliente verrà chiesto di accettarli. I nuovi permessi saranno validi solo dopo la sua conferma, ma potrai comunque continuare a usare la delega con gli attuali permessi.